progetto di permacultura, siamo a Roveredo Grigioni, è il mio corso di formazione permanente per la scuola, perché se devo andare a insegnare agli allievi la pratica la devo fare continuamente. E qui abbiamo un progetto che vuole puntare su un migliaio di metri quadrati ad un'autosufficienza familiare per quanto riguarda frutta, verdura e anche cereali, per poi andare a scuola e avere tutto un bagaglio di conoscenze da portare agli allievi. Ovviamente non esiste un ecosistema dove non fai nulla, almeno che tu non viva nel pieno della foresta e tu sappia sopravviverci senza nessun intervento. Gli stessi indigeni nelle foreste, nei sentieri che percorrono, buttano sempre i semi e creano comunque questi corridoi commestibili che loro percorrono sempre e sanno che possono servirsi anche di frutta oltre che di cacciagione. Perciò il fatto di coltivare e intervenire in un luogo, in un territorio, fa parte della nostra specie e mettiamo in atto tutto quello che la nostra mente pensante può concepire, insomma, con successi e insuccessi. L'orto didattico è nato un po' a disposizione di tutte le classi, poi con gli anni si è pensato che potesse diventare un'opzione specifica di quarta media e responsabilità di un piccolo gruppo di allievi che in modo più intensivo e regolare vedono tutto il ciclo annuale. E così è stato a Giubiasco, abbiamo un'opzione di agricoltura civica, la chiamiamo, perché l'allievo si forma civicamente anche in questo ambito e ha mosso i primi passi l'anno scorso, quindi abbiamo un'opzione specifica. In altre sedi invece è un orto dove vanno un po' tutte le classi con varie materie, vari docenti. Questo in realtà succede anche da noi, che altri docenti portano le classi a visitare l'orto, a fare dell'attività, ma a Giubiasco è la prima opzione ticinese di agricoltura civica che è nata e funziona, perché lì con un gruppo di allievi fai dei discorsi molto più mirati, regolari, 2 ore a settimana lavori nell'orto e quando poi il periodo invernale non ti permette, tutti i lavori di invernamento sono finiti, c'è uno spazio di ore per approfondire teoricamente quello che poi verrà poi rimesso in pratica nella ripresa primaverile, no? Quindi lì si può approfondire molto con documentari, lavori di ricerca, schede e quant'altro. L'importanza dei semi. Da una parte sappiamo che senza semi non può nascere nulla, per cui essi sono fondamentali per la sopravvivenza della specie umana. Dall'altra parte, però, globalizzazione e tecnologia sembrano venire in aiuto all'essere umano. Questi aspetti sono affrontati in classe e come? E in classe si riflette sul valore dei semi e il loro scambio libero? Sì, senz'altro se ne parla. Io insegno geografia, insegno storia, sono temi sui quali si va a parare. È chiaro che in 8 miliardi la domanda di cibo c'è, come sopperire a questa ci sono tante correnti, cerchiamo di mostrarle tutte, quindi dall'agricoltura industriale fino poi però al preservare quelle piccole aziende che nel mondo sono addirittura in proporzione più redditizie di grandi aziende, grandi multinazionali. L'importanza dei semi, che siano liberi, perché con la storia dei brevetti e di questo anche parliamo, si chiudono molte possibilità ai contadini, perciò cerchiamo di dare un bilanciamento parlando di l'importanza di preservare le antiche varietà, sia di frutta che di semi, sia anche di animali. Quindi è un discorso che affrontiamo per far vedere agli allievi che non hanno un contatto diretto, perché loro vanno da consumatori, accompagnano le famiglie nei supermercati e non vedono tutto quello che c'è dietro ai prodotti. Perciò il nostro più che altro un orientamento per far conoscere quello che sta dietro le quinte e che spesso non viene nemmeno mostrato. Quindi ci sono documentari d'inchiesta, ci sono molte testimonianze che dei limiti anche del nostro modo di produrre su grande scala. Ecco che allora conoscere il ciclo dei semi, l'importanza di questo,
risulta ancora centrale nell'insegnamento di oggi. E questo lavoro in classe concretamente in cosa consiste? Cioè, state portando avanti un progetto nella scuola media di Giubiasco e che temi trattate? Allora, nella scuola media di Giubiasco, come in circa un terzo delle scuole medie ticinesi, c'è un orto didattico. Quindi, un orto didattico posto, diciamo, in una scuola, diventa una specie di calamita per molte discipline, sia esse appunto storia, geografia, scienze, educazione alimentare, quant'altro, ma poi anche discipline che apparentemente non avrebbero dei legami, trovano il modo di andare nell'orto piuttosto a disegnare che prelevare campioni o lasciarsi ispirare, insomma. Il fatto che ci sia un orto, la scuola media, che poi è anche un'aula all'aperto, no? Dove si può stare e fare e vedere, uscire dalle mura dell'aula solite, è un'opportunità in più, questo arricchisce la scuola. La scuola oltretutto è un ecosistema già di per sé, con anche dei cicli della materia, con sedimi scolastici che vengono falciati, con molte materie organiche che vanno via dalla scuola, pensiamo anche alle mense, alle cucine, che invece possono essere ritenuti in questo cuore dell'ecosistema che diventa poi l'orto di sede e la scuola diventa più sostenibile. Per molti aspetti. L'insegnamento ne viene arricchito perché c'è quel côté pratico dove gli allievi possono fare esperienza diretta dei cicli delle piante piuttosto che degli insetti o quant'altro. Poi un orto posto a scuola può trovare molti legami nelle discipline anche per discorsi molto generali, complessi, economici e quindi anche lì riusciamo a trovare degli agganci. Fate il lavoro nella vostra sede, però so che c'è anche uno scambio con altre scuole. In primavera in particolare ha luogo da qualche anno a questa parte lo scambio dei semi per le scuole della Svizzera italiana. E perché manifestazioni di questo tipo sono importanti, visto che sono anche sostenute dal DEX? E soprattutto perché le classi hanno voglia di partecipare? Allora, lo scambio dei semi in Ticino c'è da 10 anni, in altre parti del mondo c'è da più decenni e ricalcano questi scambi, quelli che erano i mandilli, no? Il mandiglio dei semi nella tradizione contadina era la famiglia della sposa, dava alla sposa un sacco, un sacchetto, insomma un fazzoletto che si chiama mandiglio con tutte le sementi per avviare una coltivazione all'interno della famiglia dove la sposa poi andava ad abitare, no? Questo viene da lì, quindi ha radici molto antiche. Oggi lo si fa perché c'è un gap da colmare e quindi queste cose vanno mantenute assolutamente. Perché le classi partecipano? Adesso noi abbiamo semplicemente ricalcato quello che in Ticino c'era già, che è lo scambio dei semi che si tiene alla Colombera da 10 anni, abbiamo detto facciamolo tra le scuole perché gli orti didattici ci sono e se c'è modo per creare rete è scambiare conoscenze, semi, piantine e quant'altro in un appuntamento che diventa un appuntamento annuale ed è molto sentito, siamo alla terza edizione. Il prossimo anno sarà la quarta edizione, è itinerante, perciò andiamo in vari ordini di scuola, dalle elementari più che le professionali, le medie, il liceo, quindi il prossimo anno vedremo dove andremo a spostare la carovana, perché le classi ci vengono? Ci vengono le classi che sono seguite da un docente responsabile di un orto, generalmente, aiutano nello scambio, vedono che si può fare un contatto tra allievi di età diverse, scoprono sempre un sacco di sementi nuove, perché un orto didattico ha delle eccedenze di un certo tipo, un altro orto didattico gli escono eccedenze di un altro tipo, quindi si sopperisce. Mi preme dire che ci sono anche classi che vogliono avviare un orto e vengono a prendere i semi, è tutto gratuito ovviamente, sapendo che un giorno anche loro potranno partecipare a questo scambio in modo più equo. Quindi è anche un incentivare gli orti nascenti.
Perciò le classi vengono e vivono una giornata diversa all'insegna dello scambio, portano anche del cibo per fare delle merende, quindi è una festa che ogni anno si ripete in una scuola diversa del Ticino. Bella questa festa, ma è l'unica occasione di scambio o capita anche che delle classi magari vanno a visitare un'altra classe o l'orto di un'altra classe da qualche altra parte in Ticino? Questo capita, è una cosa che dovremmo incentivare di più, promuovere, perché quello che ci tengo molto, come qualità di presidente di Orto a Scuola, quest'anno Profit che promuove gli orti nelle scuole ticinesi, è creare queste linee interne alla scuola dove un allievo entra alla scuola dell'infanzia, trova già un orto, poi alle elementari c'è ancora, fa delle altre esperienze, arriva alla scuola media. Della sua regione e trova ancora un orto. Va a una professionale, anche lì ci stiamo un po' lavorando, ci sono scuole professionali con gli orti, o a una superiore, penso al nostro caso di scuola infanzia elementare di Giubiasco, dove c'è un orto, da noi scuola media Giubiasco lo trovano ancora e se vanno al liceo di Bellinzona c'è un orto. E ogni volta il discorso che viene affrontato con i ragazzi è di un altro tipo. Si passa da un approccio più ludico alla scuola media, un approccio già più disciplinare, e poi andando su al liceo sono proprio esperienze scientifiche, quindi delle scienze applicate, e il livello di complessità aumenta. Ma l'orto è sempre lui, però gli allievi crescono e fanno altri tipi di esperienze. Io trovo che promuovere queste linee possano far penetrare profondamente la scuola attiva di stampo montessoriano ancora nelle scuole ticinesi. Il mondo ne ha un gran bisogno, quindi questo movimento degli orti è una cosa su scala planetaria, non è mica un'invenzione ticinese. C'è una grande esigenza di ritornare a equilibrare le conoscenze soprattutto. La scuola propone delle opportunità per trasformare ortaggi e frutta in un piatto tramite, non so, un corso, un'attività di cucina, tanto per chiudere anche un po' il cerchio della produzione, no? Per arrivare dal seme al piatto alla fin dei conti. Allora sì, la prima cosa che l'allievo constata è che la natura è molto lenta, quindi ci vuole un anno per chiudere un ciclo, a volte anche 2 anni per avere dei semi, no? In caso di piante biennali, e per loro è abbastanza inconcepibile questo. Però lo capiscono, vedono la lentezza con cui le piante crescono. Un orto è fatto di successi, di insuccessi, insomma, quando abbiamo degli insuccessi è interessante, quando abbiamo dei successi abbiamo qualcosa da dare all'opzione di cucina di quarta media o comunque al corso di educazione alimentare previsto per tutti gli allievi in terza e non dico che si sopperisce a tutto il fabbisogno di educazione alimentare, no, nemmeno delle mense scolastiche che noi peraltro non abbiamo nemmeno alla scuola media di Giubiasco, ma una parte dei prodotti va ad arricchire i piatti, questo sì. E questo è un motivo di fierezza per gli allievi che producono e stimola anche i docenti di educazione alimentare a portare sempre di più gli allievi nell'orto, a sapere che una parte anche delle erbe aromatiche può essere presa da lì, piuttosto che le patate, le cipolle, l'aglio, insomma, cose che si usano, o le zucche in autunno, i fagioli e così via. Si sono organizzate merende multietniche, gli allievi sono un melting pot da quale attingere e le sorprese non mancano, famiglie entusiaste di proporre i loro piatti tradizionali ci sono sempre, quindi queste cose arricchiscono la scuola, il tessuto sociale assolutamente lo valorizza. Okay? Poi nell'orto coltiviamo anche erbe spontanee che di solito trovi in forma spontanea e le puoi coltivare, cosa che si conosce poco, e magari anche qualche esperimento di verdura strana o rara e questo con un certo lavorio si vince poi anche la diffidenza degli allievi quando si trovano una patata blu nel piatto piuttosto che dei ravanelli che tagli e sono
a cerchi concentrici, quindi sarà buono, velenoso, chissà, ci fidiamo. Le reticenze poi con un docente che guida si vincono, insomma. Il cavolo, per esempio, non è amato dagli allievi, cioè c'è una grande diffidenza, proprio un disgusto pregiudiziale, no? Contro i cavoli, per esempio. Eppure, in certe forme, se il docente è creativo, riesce poi a educare gli allievi a una maggiore diversità, perché qui parliamo anche di biodiversità, no? Questo poi influisce sulla quotidianità degli allievi o avete un riscontro nel senso che loro magari vanno a casa e riescono a cambiare qualcosa? Hai fatto l'esempio del cavolo, magari il riscontro che gli allievi adesso anche a casa mangiano più cavoli, o hai altri esempi di questo tipo? Sì, abbiamo degli esempi provenienti specialmente dal legame tra orto e il corso di geografia. Abbiamo visto che sul pianeta gli allevamenti intensivi sono un problema, sono anche causa di una grandissima deforestazione, quindi poi anche le pandemie si verificano in modo più facile, più frequente, lo stiamo vivendo ora, no? Il discorso su quanta carne nell'alimentazione settimanale è un discorso che si affronta, gli allievi poi ne parlano a casa, vedono un po' qual è il loro standard familiare e ne parlano specialmente nelle famiglie dove il consumo di carne è molto molto elevato. E quindi queste riflessioni poi possono a volte, lo dicono, siamo passati alla carne bianca piuttosto che alla carne rossa, cerchiamo di mangiare un po' meno carne, non di non mangiarne, ma di essere più coscienti in questo, sono tutti aspetti che partono dal coltivare un orto, perché noi coltiviamo vegetali, che è la base della nostra alimentazione. Poi la natura ci ha dato dei canini, quindi un po' di carne, fa parte anche della nostra specie, ci mancherebbe. Questo va a influenzare molto il discorso. Proteine vegetali o proteine animali è un discorso che nelle famiglie poi viene riportato dagli allievi. Lo sentono molto perché c'è di mezzo l'animale, c'è di mezzo l'allevamento, il modo di allevarlo specialmente, più che l'allevamento in sé. E perciò sono riflessioni a cui gli adolescenti in particolare, ma anche gli elementari, sono molto, molto attenti su questo. In fin dei conti, cosa c'entra tutto questo con l'educazione allo sviluppo sostenibile? Beh, questo è educazione diretta a uno sviluppo sostenibile. Ci sono poi sui 17 punti alcuni punti che veramente sono molto legati al coltivare un orto. È chiaro che quello che è benessere, salute, l'alimentazione, insomma, ma anche quello che è conoscere la vita sulla terra, i consumi e la produzione responsabile, sono tutti temi che fanno parte di questi obiettivi della specie umana, per sopravvivere noi come specie nel XXI secolo. Ce n'è uno in particolare che mi colpisce e io lo leggo direttamente agli orti, è creare città sostenibili. Perché? Perché comunque i nostri allievi andranno, probabilmente due allievi su tre andranno a vivere in una città, statisticamente siamo in questo ordine di grandezza. La città è il luogo dove si gioca poi il futuro della nostra specie, no? Si stanno ingigantendo, quasi tutta la popolazione ci va a vivere. E quindi è il luogo dove chiedersi come ottenere una qualità di vita. Quindi abbiamo esperienze sempre più all'avanguardia di coltivazioni nelle città, sui tetti, sulle pareti, insomma c'è di tutto. Quello che vogliamo dare ai nostri allievi è una valigia dove gli strumenti che hai appreso per coltivare un orto li puoi portare poi su un balcone di una città, sul tuo piccolo spazio che avrai, e avrai questi strumenti. Non devi avere una casa col giardino, lì faccio l'orto, lo puoi fare a New York, a Shanghai, lo puoi fare dove vai a vivere, a cercare il lavoro, a vivere poi la vita in questo secolo molto, molto interessante, diciamo così. Ecco, perché la sfida è quella lì, portare queste conoscenze in un luogo dove dici qui non c'entra nulla, la città. Ma la città è un grandissimo organismo che divora le risorse del suolo e del pianeta, quindi è lì che dobbiamo educare di più, perché lì vedono meno quello che succede fuori, non hanno un riscontro, c'è una distanza emotiva con i prodotti che loro acquistano e quello che succede per produrli. Quindi
quindi le città possono diventare più verdi, possono diventare più vivibili, più naturali. Si cerca una sinergia, un equilibrio uomo-natura. Quindi ai nostri allievi l'augurio migliore è di potersi coltivare in piccolo il loro orticello in qualsiasi posto della terra, anche le città più densamente più popolate. Questo è un bellissimo augurio, ma visto il periodo che stiamo passando, pandemia, Covid-19 e il relativo lockdown che abbiamo vissuto, ha cambiato un po' qualcosa nelle abitudini e sulla concezione del cibo da parte degli allievi o delle loro famiglie, nel senso che ci hanno pensato un po' perché difficoltà era, o la paura era anche quella di riuscire a reperire il cibo, si è visto con negozi che vengono, soprattutto all'inizio, negozi che vengono presi d'assalto, e appunto ognuno può coltivare il suo orticello, ma questo magari è stato un acceleratore che va in questa direzione. Ma è stato un acceleratore per la tecnologia, ma è stato un acceleratore anche per la coscienza, perché alla fine certi scaffali vuoti o certi prodotti vuoti e il riscoprire l'importanza dei contadini, della produzione di base. Il fatto che non si trovassero più piantine, sementi, insomma, sembrava che diventasse tutto merce rara nei peggiori film apocalittici, ha dato un momento di riflessione. Con le quarte medie a geografia, ma anche a storia, vedendo le pandemie nella storia, ma poi a geografia specialmente, capire da dove viene Covid-19, e parlando molto di deforestazione, di agricoltura intensiva, di allevamenti, questo ha fatto riflettere molto gli allievi. Se non avessimo fatto un lavoro scolastico sulle origini delle pandemie, che va a parare sugli ecosistemi squilibrati a livello mondiale, non sarebbero usciti da questo anno un po' particolare, un po' strambo, con una coscienza così elevata di dove bisogna intervenire. E l'ecosistema più complesso in assoluto è la foresta. Noi dobbiamo proprio preservare al massimo le foreste, la biodiversità. E quest'anno gli allievi di quarta l'hanno capito bene perché c'era l'aggancio con quello che stava succedendo e sta ancora succedendo attorno a noi.